sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un monte molto alto, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccati, gli disse: Alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E discendendo dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Nella seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci conduce, ci invita a salire anche noi, e ci conduce sul monte Tabor, un monte isolato, singolare, che è nelle vicinanze di Nazareth e del lago di Tiberiade. Ci porta su quel monte insieme con i tre apostoli che Gesù ha sempre voluto più vicini a sé, Pietro, Giacomo e Giovanni, per assistere anche noi a questa trasfigurazione del Signore. Un fatto, un evento che è rimasto profondamente scolpito nel ricordo degli apostoli. Lo ricorderanno per tutta la vita, quel momento. San Pietro, ormai anziano, ormai avanti negli anni, scrivendo ai primi cristiani, dirà che è stato spettatore della gloria di Cristo quando sul monte egli rivelò un raggio della sua divinità, della sua identità profonda. In questa trasfigurazione Gesù lascia trasparire un aspetto profondo della sua persona, della sua persona divina, la presenza del Figlio di Dio in quell'uomo. E infatti poi abbiamo la conferma, la testimonianza del Padre: si udì una voce che diceva: Questi è il figlio mio diletto. Quindi la conferma da parte di Dio che il Figlio di Dio era presente in quell'uomo. E Gesù ha voluto farlo proprio per confermare nella fede quegli apostoli. Non avevano, ed era naturale questo, non avevano le idee molto chiare sull'identità di Gesù. Sì, lo pensavano appunto il Messia promesso dai profeti, quell'inviato di Dio che sarebbe venuto a liberare Israele, una liberazione che non sapevano bene come sarebbe stata. Forse la pensavano una liberazione politica, come era avvenuto nell'Antico Testamento, quando Dio liberò i loro antenati, il popolo ebraico, dalla schiavitù d'Egitto. E non solo li liberò dall'Egitto, ma li organizzò, perché erano una massa di schiavi, non avevano leggi, non avevano autorità, non avevano una terra loro, era un branco di schiavi praticamente, disorientato, disorganizzato, senza patria e senza leggi. E Dio ha fatto di quel pugno di schiavi, ne ha fatto un popolo,
un popolo con una terra, con una legge, con un condottiero, con un legislatore, Mosè, divenne un popolo nel senso più profondo della parola, e lo fece il suo popolo. Dio è intervenuto proprio stabilendo con lui addirittura un'alleanza. L'alleanza vuol dire che quasi lo trattava alla pari, e Dio si impegnava col suo popolo. Ovviamente quel popolo doveva anche rispettare il patto, doveva anche mantenersi fedele a quell'alleanza. E voi sapete che l'Antico Testamento, la storia del popolo eletto, la storia del popolo ebreo, è la storia della fedeltà di Dio e della infedeltà del suo popolo. O meglio, se volete, una fedeltà sofferta, combattuta, una fedeltà che ha conosciuto gli smarrimenti, i cedimenti, perché sono propri del cuore umano. E quel popolo tante volte si è lasciato ingannare e suggestionare dai riti pagani ed è corso dietro alle divinità straniere, appunto straniere cosiddette, non erano le sue divinità, perché il suo Dio era colui che l'aveva con mano forte e braccio potente liberato dalla schiavitù. Quello era il suo Dio. Nell'Antico Testamento Dio viene ancora considerato come un Dio nazionale, legato al suo popolo, anche se in tutte le pagine dell'Antico Testamento quel Dio nazionale, quel Dio proprio di quel popolo, è un Dio però che è creatore del cielo e della terra, che è colui che raggiungerà tutti i popoli del mondo, colui al quale verranno tutti i re e i potenti della terra per servirlo. Quindi, anche se veniva presentato come un Dio nazionale, un Dio di quel popolo, era però il Dio universale di tutta la terra, il Dio che avrebbe orientato a sé tutti i popoli lungo i secoli. Però ecco, era visto in questo modo, per cui quegli apostoli che incontrarono Gesù e Gesù li ha chiamati e si è rivelato Gesù ai suoi apostoli, come non ha fatto con gli altri, li ha voluti molto vicini a sé proprio per manifestare se stesso, per farsi conoscere. Non sono soltanto un profeta, non soltanto un condottiero, non soltanto un inviato del Padre, addirittura sono il figlio del Padre, il figlio di Dio. E allora, vedete, tutto questo un po' ricalca la storia di ogni anima. Noi veniamo a questo mondo nell'oscurità. Dio noi l'abbiamo scoperto poco a poco, e anche Gesù Cristo noi lo scopriamo poco a poco. Ce l'hanno parlato da bambini, nostra madre, magari nostra nonna, perché poi sono le nonne che incominciano, no? Ma magari ecco, la nostra madre ha cominciato a parlarci di Gesù, che era buono, che, siamo andati crescendo in questa conoscenza. Poi è venuta la catechesi, poi è venuta la prima comunione, poi ecco gli altri sacramenti, e noi abbiamo fatto un cammino di fede. Sapete che anche la quaresima è considerata un itinerario quaresimale, che ricalca in un certo senso l'itinerario di fede che ogni anima deve fare. Sulla terra siamo dei viandanti, siamo incamminati verso Dio, e magari potessimo conoscerlo profondamente quanto prima. Quanti ritardi abbiamo noi nella nostra vita sugli appuntamenti con Dio? Dio che ci aspetta in tanti momenti della nostra vita e si rivela, così come ha fatto con gli apostoli, si è fatto conoscere poco a poco. E poi ecco certi sprazzi che ci sono nella nostra vita, certi momenti in cui la luce irrompe nel nostro cuore e Dio si rivela in maniera quasi, quasi sensibile. Abbiamo quasi l'esperienza di Dio. Ci sono stati momenti nella nostra vita. Come pure ci sono stati magari momenti di smarrimento, abbiamo abbandonato Dio. Siamo rivolti alle cose di questo mondo, eravamo pieni di scetticismo, di incertezze, di dubbi. Eravamo occupati soltanto alle cose di questo mondo. E poi invece è venuto il momento in cui Dio si è fatto presente nella nostra anima, dentro di noi, e abbiamo visto le cose in un altro modo. C'è stata, ecco, questa trasfigurazione. E un pensiero tra gli altri, che questa liturgia di oggi
inserita nella Quaresima, è la seconda domenica di Quaresima, e ci parla di un fatto che è poco quaresimale, perché vediamo San Pietro che scoppia di gioia, dice: troppo bello, Signore, stiamo qui sempre. Facciamo tre tende, per te, per Mosè e per Elia, ecco tutto l'Antico Testamento che aveva parlato di Gesù. Gesù stesso lo ricorderà: già Mosè vi ha scritto di me, ha detto ai farisei che non volevano accoglierlo. Ebbene, questo momento che è di gioia, che è di una tale felicità, che Pietro non sa più neanche quello che si dice. In piena Quaresima, tempo austero, ma è tempo di conversione, ci dice la Chiesa. E cosa vuol dire conversione? Conversione vuol dire in fondo che la nostra vita si trasfigura, è una trasfigurazione del nostro essere. E se abbiamo avuto quei momenti di abbandono, quasi di lasciarci trascinare da una mentalità scettica e non dico miscredente, ma insomma abbiamo accantonato magari un po' il pensiero di Dio, e poi invece c'è stato il momento in cui l'abbiamo scoperto quasi di nuovo, la nostra vita, si dice, è cambiata da così a così, c'è stata una trasfigurazione della nostra persona, l'abbiamo quasi riconosciuto, sono un altro io, non sono più quello di prima, c'è una luce nuova dentro di un modo nuovo di vedere la vita, ed è diverso, fratelli miei, profondamente diverso che ci sia Dio nella nostra vita o che non ci sia, che ci sia Dio nel nostro pensiero, nel nostro cuore, e che invece non ci sia, è profondamente diverso. E di questi momenti magari nella nostra vita ne avvengono più volte, perché sono molte le conversioni, in fondo c'è quella fondamentale della scoperta di Dio, e poi ci sono quelle che in certo senso rispondono a un approfondimento della conoscenza di Dio. E anche questo momento di Pietro, Giacomo e Giovanni è stata una riscoperta di Cristo. Non l'avevano conosciuto così intimamente, quel Gesù che rivela se stesso come figlio di Dio. E allora ecco anche noi, la nostra vita, vedete, in questa Quaresima, proprio mettendo questo, sempre la seconda domenica di Quaresima è la domenica della trasfigurazione, anche se poi c'è una festa solenne dedicata a questo avvenimento che è il 6 di agosto, la Chiesa celebra allora la trasfigurazione del Signore, perché la ricorda specialmente in Oriente come una epifania. Sapete che la rivelazione di Dio, Dio che manifesta se stesso attraverso Gesù, era un mistero molto sentito presso gli orientali, lo sentivano profondamente e lo celebravano, per cui il Natale per loro era soprattutto la epifania di Gesù, la manifestazione di Gesù. Così il battesimo è una epifania di Gesù, così il primo miracolo che Gesù compie è una epifania, perché si rivela la potenza di Dio che opera il miracolo, c'è il dito di Dio qui, è con noi. E così la trasfigurazione è una epifania di Gesù, una rivelazione ulteriore della sua identità profonda. Ebbene, tutto questo ci infortifica nella fede. Fratelli miei, mettiamo Dio sempre più profondamente nella nostra anima. Lasciamo che Dio prenda posto sempre più intimamente nel nostro cuore, nella nostra mente. È un'altra la vita quando è vissuta così, nella fede, ma una fede viva che pesa, che ha efficacia nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra vita di lavoro, nella nostra vita di famiglia, nei nostri pensieri, i nostri interessi tra virgolette, ma nei nostri progetti, nei nostri affetti. È un'altra la vita quando mettiamo profondamente Dio, vediamo le cose in maniera diversa, con una luce profondamente diversa. Allora vedete, saliamo sul Tabor. Per fare questo, ci dice il Vangelo, per fare questo occorre uno sforzo. Il Signore lo fa alle volte di prepotenza quasi, no?
entra con una luce nuova nella nostra anima, approfitta di un avvenimento nella nostra vita, magari anche avvenimenti che ci colpiscono dolorosamente. Certi fatti dolorosi nella nostra vita sono stati un intervento di Dio che ha acceso una luce nuova, ci ha fatto vedere, ci ha quasi scossi da una specie di intontimento, e ci ha fatto vedere cose nuove nella nostra vita per cui vale la pena ciò che veramente conta per l'uomo sulla terra. E allora c'è stato, ecco, questa epifania del Signore nel nostro cuore, però questo non ci esime dall'impegno, dalla lotta. Noi normalmente dobbiamo sforzarci noi di aprirci a Dio. Ad esempio la preghiera, uno dei propositi della Quaresima era pregare di più, no? Una preghiera soprattutto con più fede, più fiduciosi in Dio. Ebbene, Gesù è salito sul monte a pregare, guarda un po', e nella preghiera si trasfigura. E quando noi veramente preghiamo, ci mettiamo a tu per tu con Dio, nel silenzio della nostra anima, seguendo l'insegnamento di Gesù: quando preghi entra in camera tua e chiudi la porta, quella camera più intima che è il tuo cuore. E lì troverai colui che è l'unico vero interlocutore della tua coscienza. E lì parla con Dio. Ebbene, per far questo dobbiamo sforzarci, perché non viene spontaneo. Spontaneo viene fare questo e quello, le cose che ci vengono addosso, e prenderci quelle cose che nascono delle nostre varie inclinazioni. Ma non viene spontanea la preghiera. La preghiera esige sforzo, esige impegno da parte nostra. Bisogna che decidiamo, per esempio nella giornata, io in quel momento della mia giornata mi fermo, lascio lì le cose e mi metto tu per tu col Signore e prego con Lui, magari in chiesa davanti al tabernacolo, oppure dove sia, nell'intimo della mia casa, all'uscita del mio lavoro, prima di tornare a casa. Ma dobbiamo saper trovare il tempo per stare con Dio, e questo richiede lotta, richiede sforzo, perché non viene spontaneamente. Qualche volta viene spontaneamente perché ne sentiamo il bisogno, perché c'è qualche cosa in noi che ci spinge, e il Signore anche usa questo. Ma normalmente nella vita cristiana occorre lo sforzo, è salita, è ascesa, è lotta, dice San Paolo. E così in tanti altri punti della vita cristiana, le virtù, non solo la preghiera, ma tutte le virtù esigono lotta, esigono impegno. Ed è un pensiero che verrà fuori in questa Quaresima varie volte. Ebbene, oggi allora rinnoviamo le nostre disposizioni quaresimali. Chiediamo al Signore che si riveli ancora una volta intimamente al nostro cuore. Gesù, trasfigurati alla mia anima, fa che io ti conosca più profondamente, fa di essere presente nella mia vita in maniera più concreta, più efficace. Fa che ci sia questa conversione nella mia vita, che passi da una vita in cui sei presente qualche volta, raramente, in qualche modo, a una vita invece in cui sei presente sempre più costantemente, più profondamente. E questa è gioia, fratelli miei, perché Pietro, Giacomo e Giovanni scoppiarono di gioia, provarono quello che non avevano mai provato nella loro vita. È troppo bello, Signore, per noi star qui. E quei momenti, quando noi mettiamo il Signore più profondamente nel nostro cuore e lo accogliamo e ci apriamo alla sua rivelazione, alla sua epifania, la conseguenza è la gioia interiore. La gioia è un fatto interiore, non è un fatto esterno. La gioia della conversione, la gioia della penitenza, la gioia della preghiera, la gioia della vittoria su noi stessi, per essere sostituiti dal Signore.